D'abord, je m'excuse de parler français, mais comme je vais être très court, vous me pardonnerez volontiers. C'est à toi, mon vieux frère, Walter, que je m'adresse. Tu nous as quittés. Tu vois autour de toi ce soir, pour te rendre hommage, une multitude d'amis tenus par la même passion, c'est-à-dire celle de l'amour de la montagne. Tenus également à suivre au mieux possible ton exemple, tes valeurs de rectitude. Alors je vais te dire une chose, mon vieux frère. Bien sûr, nous sommes tristes, mais nous pouvons t'assurer quelque chose. C'est que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Allora, da qui siete veramente uno spettacolo meraviglioso. Siete in tantissimi e sono sicuro che Walter vi sta guardando e vi sta ringraziando per le vostre bellissime parole che ho sentito finora. È molto semplice, non ho molto da dirvi, solo che sono molto contenta del fatto che voi siate qui e che la commemorazione di Walter sia anche dovuta alle vostre presenze. Grazie anche alle autorità e grazie anche a tutti i giornalisti che in questi giorni hanno scritto parole meravigliose per lui. Io francamente non avevo dubbi, ma poi vederle pubblicate sul giornale mi hanno reso ancora una volta sicura che Walter era veramente una persona particolare, una persona meravigliosa. Sono stata molto fortunata a passare 30 anni con lui, anche se francamente è stata un po' dura, perché seguire Walter non è una cosa molto semplice, ma per fortuna ce l'ho fatta. Adesso purtroppo non lo posso più seguire, vivrò dei ricordi e sarà dura. Grazie. Un'altra cosa, so che Walter amava tantissimo tre canzoni, e allora ho pregato il coro di cantarle per voi, e questo sarà l'addio conclusivo, mi sembra in una maniera molto bella, a Walter. Grazie ancora di essere venuti.